Lì intanto abbiamo un finanziamento di 300.000 euro bloccato dal 2018 perché all'epoca la Regione Campania diede incarico ad un ingegnere di Milano, se non di un'altra città del nord, che non riusciamo a rintracciare, quindi abbiamo quei soldi bloccati. Non è il primo intervento che facciamo su quell'area che ha anche del verde intorno, per cui siamo spesso, non è la prima volta, a pulire quell'area che comunque è oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione, e abbiamo deciso che pur se non si possono spendere quei famosi 300.000 euro che giacciono e hanno bisogno della firma di questo ingegnere, procederemo con le nostre risorse, diciamo, comunali, perché pure noi abbiamo bisogno di mettere e riattivare quel plesso, anche perché logisticamente è collocata all'interno del centro storico con un parcheggio di fronte, per cui si presta all'utilizzo di varie cose, e stiamo pensando a come utilizzarlo a meglio. Come asilo penso che ormai non ne abbiamo più bisogno, posto che già ne abbiamo uno, così come ci sarà una scuola nuova in via Traversa Taurano che ne prevederà anche un altro. Lì per il centro storico abbiamo in mente di utilizzarla molto probabilmente a supporto di altre iniziative.